Una fresca sera d'estate arricchita dalla cultura. Piazza del Rosario a Gragnano si è trasformata in un'agorà di una polis dell'antica Grecia per ospitare l'evento Unde Malum, Pensieri in Piazza. Ospite della serata Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia, filosofo e saggista. Cacciari, partendo dal precetto agostiniano, Unde Malum, passando per Tommaso d'Aquino, Kant e i filosofi del Novecento, ha analizzato quelle che sono filosoficamente le origini del male e i motivi per cui l'uomo lo compie. In un momento così povero di argomenti per la politica, l'analisi filosofica e i filosofi devono ritornare al centro del dibattito politico. Siamo qui con il professore Massimo Cacciari. Ecco, anche in virtù della sua vecchia amministrazione, insomma, ex amministrazione nel comune di Venezia, la domanda è: quanto è importante oggi, dato il vuoto dei contenuti della politica, riportare al centro il dibattito filosofico? Ma la filosofia si è sempre impegnata anche su temi etici e politici e quindi non c'è nessuna novità. I filosofi, se sono tali e non vivono in un mondo astratto e puramente formale, si impegnano non necessariamente facendo i sindaci, gli assessori, i deputati o i capi partito. Si impegnano nel senso di vogliono discutere i problemi della loro città e sono drammatici questi problemi oggi, problemi soprattutto in Italia, ma poi in Europa e poi nel mondo. Cioè, viviamo in un momento di trasformazioni geopolitiche radicali, quindi la filosofia deve potersi esprimere, cercare di esprimersi su questi grandi problemi. All'evento ha assistito anche il sindaco di Gragnano, Nello D'Auria, che incentrò la sua campagna elettorale proprio sulla rivalutazione culturale della città della pasta. Siamo con il sindaco di Gragnano, Nello D'Auria. Ecco, sindaco, da capitale della gastronomia, oggi Gragnano anche capitale della cultura. Sì, questa sera è stato un momento importante per la comunità di Gragnano, per i ragazzi, un momento di spessore, devo dire. Noi in realtà da tempo stiamo cercando di agire su quella che poi è la nostra matrice, cultura, prodotto e valorizzazione del territorio. E oggi questo è uno di quei eventi che dà valore alla nostra comunità. E devo dire che è stato molto, molto toccante vedere centinaia di persone stare attenti a dei discorsi anche abbastanza complessi e filosofici che si sono prolungati per oltre un'ora, e trovare dei spunti di riflessione e di domanda. Questa è la testimonianza che siamo sulla buona strada. Presente anche il nuovo coordinatore del Forum dei Giovani di Gragnano, Daniele Principe. Siamo qui con Daniele Principe, coordinatore del Forum dei Giovani di Gragnano, appena eletto. Quanto è importante partecipare per i giovani a questi eventi di cultura? Penso che sia fondamentale perché il mondo di oggi ci richiede sempre di più di essere giovani con esperienza e con cultura. Di conseguenza non possiamo pretendere che la scuola, l'università ci diano le conoscenze giuste, dobbiamo continuare ad arricchirci sempre di più anche con occasioni del genere. E oggi in particolar modo è stata un'esperienza molto formativa, secondo me. Tra i promotori dell'evento al quale hanno partecipato più di 200 persone, spicca il nome di Don Aniello, parroco della Chiesa del Rosario. Siamo qui con Don Aniello, uno dei promotori dell'evento. Ecco, stasera abbiamo riprodotto l'Agorà dell'antica Grecia, qui a Gragnano. Quanto è importante oggi riportare il dibattito filosofico, fare filosofia nelle piazze delle città? Beh, vista la risposta, mi pare che la risposta delle persone mi pare che è presto detto, tantissimo, perché il tempo in cui nelle città si cominci a parlare di cose alte, di cose belle, di cose che aiutano e ci fanno essere società e comunità. L'evento si è concluso con un dibattito con le persone che hanno partecipato all'evento. La partecipazione è stata molto cospicua e il professore ha tenuto e ha risposto a tutti quanti i partecipanti. Da Piazza del Rosario a Gragnano è tutto, Michele De Feo.